Oggi parliamo di successione ereditaria. La successione ereditaria può essere legittima, oppure testamentaria. Quella, legittima si ha in mancanza di un testamento, ed è l'eredità devoluta per legge. Il presupposto in questo caso è l'esistenza di un legame familiare con, il decuius, vale a dire con, la persona morta. E infatti, i soggetti che hanno la facoltà di diventare titolari dell'eredità sono il coniuge, la persona unita civilmente, i figli, quindi i discendenti, quindi i figli. I nipoti, gli ascendenti, quindi i genitori, i nonni, i parenti entro il sesto grado. In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. Però in quest'ultimo caso occorrerà verificare, accertare che il decuius abbia un rapporto di cittadinanza, quindi sia un cittadino italiano. Per quanto riguarda invece la successione testamentaria, il presupposto è l'esistenza di un testamento con il quale la persona ha disposto in tutto o in parte delle proprie sostanze oppure ha dettato disposizioni non patrimoniali come per esempio il riconoscimento di un figlio. E appunto ha disposto o ha dettato disposizioni per il tempo successivo alla sua morte.